Spacchiamo veramente il secondo stasera, 18:40 e 0-0. Rispetto un po' alle altre serate dove siamo entrati proprio nel merito con atleti e tecnici, stasera invece andiamo un po' di più a indagare l'ambito della formazione. Ciao Albi, l'ambito della formazione con Eugenio Marsaglia. Lo convochiamo subito. Pazienza. Eccolo qua. Ciao Neno. Eccoci, ciao, ciao Ponta. Tutto Tutto bene? bene, grazie, tu? Bene, grazie. A posto, tranquilli a casa, insomma. Tranquilli, sì, dai. Noi per fortuna qua siamo anche in una situazione abbastanza piacevole, tra virgolette, per quanto possa essere, quindi non ci lamentiamo, siamo in montagna. Esatto, grazie mille di aver Figurati. accettato il nostro invito ed è un piacere poter scambiare quattro chiacchiere con te. Figurati. Come dicevo prima, l'idea che stiamo un po' avendo di queste interviste è quella di entrare un pochino nel merito dello sci alpino. Per ora abbiamo visto e abbiamo parlato un po' di più con atleti e con tecnici. Ci piaceva anche entrare un po' in merito di quello che è l'aspetto della formazione e un po' di più anche dell'aspetto dell'impresa legata allo sci, no? Sappiamo che tu sei comunque CEO di Prestige, quindi questo è una cosa che ti chiederemo e che su cui vorremmo Certo. un po' indagare. Parto però chiedendoti una cosa sulla tua carriera d'atleta e quella che invece stai percorrendo adesso come istruttore. C'è qualcosa che nel tuo modo di fare ti accomuna molto tra quando facevi l'atleta e adesso che invece fai l'istruttore? Qualche atteggiamento in pista che ti ritrovi? Ma allora, secondo me, quello che ti dà a far l'atleta a livello agonistico, quindi fatto bene anche senza essere arrivati a chissà quale livello, anche perché poi hai avuto gente molto molto più che ha fatto delle carriere che in confronto alla mia sono assolutamente, non sono neanche da mettere a confronto, però farlo in maniera diciamo agonistica fatta bene secondo me ti dà veramente tanto e quindi ti forma in una maniera che secondo me te la porti dietro poi in tutto quello che andrai a fare, quindi anche in altri lavori. E di conseguenza anche nel lavoro che attualmente svolgo come istruttore nazionale, secondo me c'è tanto di quello che ho imparato, diciamo, negli anni di gare. Quindi il fatto del sacrificio, del fatto di porsi degli obiettivi e sapere che se vuoi arrivare a raggiungere quegli obiettivi devi fare determinate cose, determinati sacrifici, eccetera. Quindi, secondo me, è un po' quell'attitude che ti permette poi di fare un po' le cose fatte bene. Quindi, quello sicuramente poi la passione comunque per questo sport che secondo me come la metti e la mettono un po' tutti i ragazzini per fare le gare ci vuole anche per fare l'istruttore, assolutamente. Se dovessi darci il tuo più bel ricordo che hai avuto nella tua carriera d'atleta? Allora, ricordi secondo me a livello diciamo proprio piccolo, quindi categorie ragazze allievi, uno dei ricordi che mi è rimasto proprio più diciamo a cuore è stato il Topolino, quindi la vittoria, ero ragazzo secondo anno, era diciamo le prime garette a livello nazionale, quindi quelle un po' più serie. C'era anche come stimolo la qualificazione alla fase internazionale, che quindi era una cosa a cui tenevo molto, un po' come tutti anche diciamo, i bambini di quell'età, il fatto di arrivare a fare poi anche una competizione, come poi è avvenuto a livello internazionale, dove rappresenti un po' il team Italia, per quell'età lì mi ricordo che era stata una bella emozione. Quindi avevo vinto oltretutto io gigante come ragazzo e mio fratello il giorno dopo aveva vinto anche lui gigante da allievo. Allenati oltretutto da mio padre, quindi era stata una bella emozione. E anche tutto quello che c'è stato dopo, anche a livello di internazionali, quindi eravamo un bel gruppetto. Ho visto che avevi intervistato anche Cami Alfieri, c'era anche lei in questo gruppo, quindi è stata una bella emozione, sicuramente. Più recente, forse. La cosa che mi ha lasciato un po', diciamo, più bei ricordi è stata le Universiadi, la partecipazione alle Universiadi in Cina.
che è stato una bella emozione, è andata anche abbastanza bene, anche se ho portato a casa due medaglie di legno, quindi un po' di amaro in bocca, però è stata una bellissima esperienza, che quindi è una delle cose che forse mi porto più dentro un po' del vario percorso, diciamo, da atleta. No, non si può sicuramente dire che tu non sia stato comunque un buon atleta, perché il livello che hai raggiunto è sicuramente da buon atleta. Una volta che poi passi il master e master istruttori e ti appresti ad affrontare il corso di formazione, ho sentito più di uno che dice che insomma, il primo modulo vi sconvolgono abbastanza, nonostante magari abbiate avuto anche una carriera ricca di esperienze sciistiche anche di alto livello, trovarsi invece in un ambito diverso dove magari ti fanno anche lavorare su alcune sensazioni sciistiche che magari anche voi avete fatto fatica a provare. È vero o è una cosa? Primo modulo del master, intendi? Cioè, Sì, quindi una volta che passi la esatto. selezione. Sì, assolutamente. Secondo me quello è. Poi, appunto, hai avuto l'onore e il piacere di farlo con personaggi che, appunto, ancora più di me. Ad esempio, c'era Rocca, Giorgio Rocca, Alberto Schippati, Branda, quindi tanta gente che arrivava proprio dalla Coppa del Mondo, anche abbastanza fresca, diciamo, da quel mondo lì. E sicuramente il fatto di sciare bene valeva fino al momento della selezione. Una volta passati si apre tutto un altro capitolo che appunto comprende veramente un sacco di competenze. Ed è anche, secondo me, il bello di questo mestiere, il bello anche della figura che ha comunque nel mondo dello sci, la figura dell'istruttore, è, vuoi o non vuoi, comunque una figura riconosciuta proprio per, secondo me, questa completezza di competenze, perché ovviamente va bene sciare bene, fare due pieghe fatte bene, eccetera, e sicuramente fa, però poi far bene l'istruttore c'è tanta, tanta altra roba. C'è stato un aspetto dove invece ti sei trovato in difficoltà, cioè su cui hai dovuto lavorare molto per diventare un formatore, perché alla fine un istruttore è un formatore di maestri, quindi. Ma sì, allora, quando l'ho fatto io, appunto, erano un po' diverse le regole, quindi potevi anche farlo un po' prima rispetto, diciamo, alla tua conclusione del corso maestri. Quindi diciamo che come esperienza sul campo, come maestro effettivo non ne avevo fatta tantissima. Questa è forse la cosa che me la sono dovuta fare un po' più sulla pelle facendo l'istruttore. Quindi magari Con me, tra l'altro. oltretutto con te, sì, infatti, mi ricordo bene. E lì ero proprio, me la stavo facendo, ero all'inizio, sono state belle esperienze, però tante volte magari dovevi impegnarti, nel senso dovevi essere un po' elastico mentalmente perché magari tante esperienze che dovevi raccontare le avevi fatte poco e non era facile. Poi pian piano con il tempo ti abitui e diventa tutto un po' più facile. Poi ovviamente continuo anche a fare il maestro, quindi pian piano acquisisci dei bagagli che poi riesci a trasmettere ai ragazzi, quindi diventa tutto più facile. Però all'inizio non ti nego che non è stata una passeggiata. Se dovessi invece darci un po' quella che è la tua visione, del movimento delle selezioni e in generale della formazione in questo momento storico italiano. Ma a questo momento storico è tutto fermo, purtroppo, però no, a parte questo, io ti posso dare l'idea, soprattutto a livello nostro Piemonte, e credo che ci sia un bel movimento. C'è un bel movimento perché c'è anche un bel gruppo anche di istruttori giovani, e anche perché negli ultimi master il Piemonte è stato comunque sempre rappresentato bene, ogni master, oltretutto fatti di anno in anno, almeno due o tre piemontesi uscivano fuori, e quindi pian piano si è creato veramente un bel team di ragazzi competenti con tanta voglia di fare e di andare a mettersi in gioco. Quindi a livello piemontese, secondo me, c'è veramente un bel gruppo, un bel team, e stiamo cercando di metterlo in pratica, di mettere un po' tutte le novità anche del nuovo testo che, come saprai, appunto è uscito qualche anno fa e che va un po' a stravolgere alcuni, almeno, atteggiamenti, o comunque alcune fasi con cui puoi andare a mettere in pratica questa, diciamo, tutta la formazione. Quindi
Da parte nostra, secondo me, non è assolutamente un brutto momento, anzi, son contento di far parte di un po' questo gruppetto di giovani, che se ormai io, appunto, sono 7-8 anni che faccio l'istruttore, quindi tanto più giovane non sono, però è bello, dai. E anche nelle altre regioni, secondo me, appunto, dal mio master, sono tanti della mia età, comunque di questi anni, che secondo me si sono messi sotto. E hanno voglia di fare questo lavoro e quindi di conseguenza si sta facendo molto bene. Anche con Giacomo, comunque, siccome si è creato un bel movimento e ovviamente c'è sempre da fare, però la strada è giusta. Un dietro le quinte invece che volevo chiederti, cioè un dietro le quinte, o meglio, un dettaglio, come funziona la presa del parametro che voi istruttori andate a fare? Perché non è una cosa che si conosce bene, magari Sì. è un po' una cosa tecnica. Ma lì allora, io adesso quest'anno purtroppo è il primo anno che non sono riuscito ad andare a farlo perché ero impegnato con la scuola su Sestriere, quindi non ho avuto il tempo. Però lì succede che ogni anno praticamente ci riuniamo con anche le altre nazioni, quindi di solito era sempre a fine vacanze di Natale, un periodo infame perché oltretutto appunto già non riesci a allenarti in gigante come appunto come istruttore. Arrivi dopo le vacanze che sei morto e quindi devi andare a calarti in gigante, rimettere gli sci lunghi, quindi non è semplice. Però adesso, infatti quest'anno l'hanno fatto leggermente dopo. Però ci ritroviamo, è una bellissima esperienza anche quella, perché comunque rientri un po' nel mondo, diciamo, delle gare, quindi da quel lato è molto bello. Infatti mi dispiace comunque poi abbandonare anche questa parte, che è una cosa che mi piace molto fare. E ci ritroviamo quindi con le altre nazioni, che siano quindi Francia, diciamo le principali sono Italia, Francia, Austria, però ci sono anche degli sloveni, anche altre regioni, e lì fondamentalmente facciamo una sorta di gara, quindi una gara a tre manche, dove vanno a prendere le due migliori, e andando a fare tutta una serie di calcoli, praticamente esci da lì con un parametro, quindi quel parametro ci permette di andare poi a fare le selezioni, gli Eurotest e tutte, diciamo, le cose che dobbiamo fare per la parte di gigante, essendo tutti uguali, perché chi va forte, quindi chi dimostra di essere più forte in quell'occasione avrà un parametro più alto, di conseguenza, quando va a fare una selezione, chi sta facendo la selezione potrà prendere più secondi da lui. Quindi questo è un po' il meccanismo. Poi non sto entrando nel tecnicismo, No, qua certo. dovresti chiedere a Max Alpe se vuoi dettagli tecnici, però. La situazione è questa, ci parametriamo per avere, diciamo, un parametro che ci permette di essere uguali quando andiamo in giro. Dobbiamo essere poi bravi a mantenere, ovviamente, cioè non è un lavoro semplice perché poi comunque devi essere molto devi saperti gestire, diciamo. Quindi devi sapere come stai andando, quanto puoi andare di più, quindi saperti gestire. Ma Ed è una cosa. c'è un riferimento di un atleta in quella Sì, gara? ma si prendono i riferimenti degli istruttori, diciamo quelli un po' più storici, che quindi appunto c'è uno storico dei loro parametri e loro fanno da riferimento per quelle tre manche lì. Cambia, appunto, si decide di anno in anno. Però appunto devi essere bravo a leggere poi anche varie situazioni, quindi perché te fondamentalmente per far bene questo mestiere devi essere molto regolare, quindi riuscire a sciare per il tuo parametro in qualsiasi condizione, quindi anche se poi nella selezione trovi condizioni di neve particolari, tracciati particolari, devi comunque riuscire a garantire, diciamo, il tuo parametro. Questo è un po' l'obiettivo. Anche perché mi è capitato di assistere poi, dopo che sono diventato maestro, ad alcune selezioni in cui l'istruttore uscisse durante la prova di gigante e veniva fuori un cinema incredibile perché tempo che si alza, molti ingressi, quindi dopo diventava più No, no, difficile no, magari beh, gestirla. no, lì siamo sempre, infatti, in più, cioè partiamo dipende poi, selezione e Eurotest è un po' diversa il meccanismo, perché in uno prendi sia l'entrata che l'uscita, invece nelle selezioni, poi ogni regione anche c'ha la sua, però diciamo che fondamentalmente in selezione prendi solo l'entrata e lì siamo 3-4, quindi se cade, infatti. Siamo anche, diciamo, tutti sintonizzati che se è l'ultimo a partire, sono caduti tutti, sa che comunque non puoi Che deve. fare cappelle. Quindi. Fate un po' di gara però ogni tanto tra di voi. Ma no, no, no. Ma Ci
ci divertiamo, dai, tanto per la Dai, gara, ottimo. cioè, con poco allenamento, No, certo. l'importante è arrivare giù sani, quindi non è che, però è sempre bello, dai. Cambiando invece completamente argomento, entrando un po' di più nel mondo dello sci dal punto di vista imprenditoriale, tu sei comunque una persona che ha fatto impresa all'interno dello sci Sto provando. con Prestige. Beh, insomma, hai anche ricevuto dei premi, ho visto come startup, credo. Sì. Descrivici un po' che cos'è Prestige, come è nata l'idea e come lo state portando avanti. Sì, allora io appunto da quando, diciamo, ho interrotto un po' la carriera agonistica vera, ho fatto ancora qualche anno, appunto, dove ho fatto le università, eccetera, però ormai, diciamo, il focus non era più al 100% per diventare un atleta di un certo tipo. Ho finito l'università che ho fatto a Torino, ho studiato legge, non era proprio in questo aspetto qua, però comunque mi ha dato un po' un'apertura su vari mondi. Quindi quando ho deciso di intraprendere un'altra strada che non sia quella appunto dell'atleta al 100%, ho iniziato a guardarmi un po' intorno. L'idea era proprio quella di aprire un po' la visione, diciamo, da quello che avevo sempre fatto. Quindi anche il discorso di non ho mai fatto l'allenatore per il momento, e mi dispiace anche da un lato, perché comunque è una cosa che mi piacerebbe, magari prima o poi farò anche di più, però era proprio perché far l'allenatore, soprattutto per farlo, Neno, abbiamo dei problemi di diretta. eccomi, Abbiamo avevo dei perso, problemi. mi sa. Ok, sì, vai, vai, esatto, adesso ci siamo. Mi senti? Dicevi dell'allenatore? Sì, forte e chiaro. Ok, scusa. Sì, no, che appunto ho deciso di non intraprendere quella strada proprio perché arrivavo comunque da una ventina di anni di quella vita lì, quindi avevo voglia anche di andare a sperimentare un po' altre cose. Ovviamente la passione e la mia vita è sempre stata molto, molto legata allo sci, quindi la mia idea era proprio quella di legare un po' questi due mondi, quindi andare a vedere tutto quello che c'era al di fuori, diciamo, dell'ambito sportivo e agonistico, però sempre legato al mondo sci, sport invernali. Quindi in quegli anni iniziavo a sentire un po' di amici, un po' di persone, comunque mi informavo, vedevo la nascita di tante nuove attività, nuovi business legati al digitale. Quindi startup, poi il termine startup secondo me è anche usato tante volte, magari anche impropriamente, però startup sta proprio nel discorso di iniziare un'attività, un nuovo business e soprattutto legato all'ambito un po' più digitale. Quindi il mio obiettivo era quello di riuscire a sfruttare un po' la tecnologia che stava nascendo, stava crescendo, per portare delle innovazioni in un mondo invece che era un po' più tradizionale ed era il mio mondo. Quindi questo è l'obiettivo ed è quello che ancora sto cercando di fare, quindi di portare un qualcosa di nuovo utilizzando quelle che sono le tecnologie. Quindi ho iniziato, Prestige è nato un po' per caso, perché ho iniziato a fare delle lezioni a San Sicario insieme ad Enrico Barotti, anche l'istruttore, che ha degli amici che ci hanno chiesto. Io ero già istruttore, appena diventato istruttore, e quindi volevano delle lezioni un po' più tecniche, diciamo, quindi gente che sapeva sciare bene, che però voleva migliorarsi. Quindi abbiamo iniziato a farle queste lezioni anche con la ripresa video, quindi con un po' più di parti, magari che utilizzavi anche nel mondo delle gare. Quindi ho portato anche un po' di cose che ovviamente mi portavo dietro da quel mondo. E quasi, diciamo, in automatico, lì è nata quasi per gioco, no? Quindi tramite una chat WhatsApp abbiamo iniziato ad avere un po' di contatti, un po' di gente che vuole lasciare con noi. E poi, appunto, mettendo insieme un po' queste cose, da una parte sentivo un po' tutto questo movimento che stava nascendo, eccetera, allora ho cercato di mettere insieme le due cose, quindi andare a creare, appunto, una piattaforma che potesse mettere in contatto da una parte dei maestri liberi professionisti, perché in quel momento comunque facevamo i liberi professionisti, con una clientela di un certo tipo. Quindi, diciamo, un marketplace che mettesse in contatto questi due mondi e dargli un'esperienza che non fosse appunto la lezione per chi deve imparare a sciare, ma una lezione per chi vuole perfezionarsi. Quindi sa già sciare, però vuole sciare con un determinato professionista in quella località.
e facendo appunto migliorando il suo stile. Questo è un po' il concetto. Infatti con Prestige poi non è solo diciamo la parte di mettere in contatto e quindi poter prenotare il maestro che si vuole, perché appunto dalla piattaforma te puoi cercare la località in cui vuoi sciare, ti vengono fuori i maestri che operano in quella località, ti scegli il tuo maestro, puoi direttamente bookare e comprare la tua lezione online, pagandolo online. Però c'è anche tutto un aspetto proprio di tipo di lezione, quindi il discorso della videocamera, quindi tutti i maestri Prestige hanno una videocamera con cui fanno una ripresa video anche sul campo, quindi fai vedere a metà lezione, fai la pausa caffè dove gli fai rivedere il video, poi riesci a provare un po' le cose. E la cosa interessante che un po' ci distingue anche da altre piattaforme di questo tipo di booking e basta, è il fatto di avere dei profili anche per i clienti, quindi il cliente che si iscrive, che prenota, fa la lezione, si ritrova sul suo profilo personale all'interno della piattaforma tutti i video delle lezioni che ha fatto con il commento del maestro, quindi rimane proprio un profilo personale con lo storico di tutte le esperienze che ha vissuto. Quindi questa è un po' la parte, diciamo, che ci distingue un po'. Poi, vai pure, finisci. No, e poi appunto questa è stata l'idea iniziale, poi da lì un po' come tutti i business, soprattutto di questo settore qua digitale, eccetera, si vanno a modificare, quindi anche quell'effettiva Prestige, quello che sarà Prestige, forse non lo so neanch'io ancora, è proprio una cosa che pian piano si sta modificando e va a seguire quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi la cosa bella, secondo me, di questi business è proprio quella, il fatto di essere comunque modellabili in base alle esigenze, quindi non hai strutture fisse, grosse, che ti limitano. Quindi questo è stato un po'... Dal punto di vista della comunicazione e del marketing che tu hai un po' adottato per portare avanti questa attività, che terreno hai trovato? Cioè, ti spiego, penso che l'ambiente sci non sia ancora un ambiente dal punto di vista marketing, dal punto di vista del marketing e della comunicazione, estremamente evoluto rispetto magari ad altri sport, credo. Cioè, ci si sta muovendo negli ultimi anni bene, ma ci sono ancora un po' di aspetti che credo lo frenino un pochino. Tu che terreno hai trovato da questo punto di vista e come ti sei mosso? Ma allora, io sono d'accordo con te, però secondo me c'è da dividere un po' anche il mondo dell'agonismo e poi il mondo, diciamo, invece dello sciatore della domenica, perché poi mi senti che forse ti vedo sì, un po' a scatto. Benissimo. No, sull'agonismo secondo me c'è da fare tantissimo, però ovviamente quello riguarda più un mondo proprio fisso, quindi sul concetto degli eventi, di come gestire proprio l'evento sportivo in sé. Secondo me lì insegnano tanti altri sport dove sono avanti anni luce su questa cosa, quindi lì è un peccato, perché ci sarebbero, ovviamente, poi lo sci è uno sport estremamente spettacolare, quindi avrebbe tutte le carte in regola per fare delle cose spettacolari. Non che non ce ne siano, però sicuramente la parte di marketing, di media, si potrebbe sviluppare molto, molto meglio. Però questo purtroppo non sta ai vertici, diciamo, certo, della FIS. Mentre sì, per quanto mi riguarda la parte, diciamo, più del commerciale, del marketing per lo sciatore, anche qua c'è tantissimo da fare. Non è quello che ho trovato io, è molta resistenza proprio a livello italiano, anche sull'utilizzo, appunto noi puntavamo molto sulla vendita online, quindi il fatto di prenotare senza neanche dover uscire di casa. E a livello italiano questa è ancora una cosa un po', diciamo, forse questa crisi aiuterà sicuramente andrà a colmare un po' il gap che abbiamo con altre nazioni sotto questo aspetto. Lì infatti, diciamo, quello che poi è successo anche con Prestige, abbiamo deciso di andare ad avere anche una sede fisica, quindi abbiamo poi da quest'inverno abbiamo messo la sede fisica a Sestriere e siamo diventati anche effettivamente scuola di sci a tutti gli effetti, senza però tralasciare tutta la parte, diciamo, di piattaforma, quindi è una scuola che gira poi sulla piattaforma. Però ho visto, diciamo, sulla mia pelle che al momento solo la parte digital è un po' poco, e quindi è per quello che ti dicevo, siamo in continuo sviluppo proprio per capire quali saranno i prossimi step per andare a sviluppare il business. Quindi
Questo è un po' quanto. Però Perfetto. la parte interessante, secondo me, è stata proprio anche quella di che anche questa me la sono un po' creata, fatta un po' sulla pelle, perché ovviamente non arrivavo da questo mondo, però tutta la parte anche di, come dicevi te, premi, ristart di acceleratori, incubatori, c'è un mondo enorme sotto questo punto di vista, non solo sci, proprio a livello startup in generale. E questa forse è la cosa più bella anche che mi ha lasciato un po' tutto questo percorso che sto facendo, perché comunque mi sono fatto una grossa esperienza anche sulla parte di fundraising, quindi trovare capitali per sviluppare poi la tua attività. Chiarissimo, chiarissimo. Raccontaci un aneddoto di preski, cioè ho in mente per esempio che fate la ski style, la giornata, che può essere una cosa bella da raccontare, oppure se hai un altro aneddoto simpatico, magari anche con Enrico, insomma. Sì. No, ma lo ski style, sì, è una cosa che è nata proprio durante questo acceleratore di impresa a cui ho partecipato. Quindi era un percorso dove sono stato 2 mesi a sviluppare un po' il progetto e c'erano un sacco anche di persone, di professori, di imprenditori che sono venuti a raccontarci, a darci un po' di informazioni e lì è nato un po' il discorso dello ski style. Fondamentalmente l'idea è quella di rendere un po' più, cioè dare un po' di gaming allo sciatore, perché ci siamo accorti che in effetti se te giochi a golf, anche uno che non è fortissimo, però sa qual è il suo livello, perché sa che l'handicap è quello lì, quindi anche raffrontato poi ai giocatori di alto livello, sa parametrarsi, diciamo. Stessa cosa nel tennis, hai le classifiche, hai i punteggi, eccetera. Nello sci, se fai le gare, ovviamente i punti fissi, ma lo sciatore della domenica non ha un riferimento, quindi è nato un po' tutto da questo presupposto e quindi andare a dare un valore alla sciata dello sciatore della domenica, quindi l'appassionato che si fa la sua discesa senza metterlo nel gigante, quindi con i pali, perché anche quello è una cosa che secondo me per quegli sciatori lì non è neanche giusta, perché le gare sono una cosa e ok, ti avevo perso un attimo Certo. E Io ti quindi vedo. È la abbiamo cercato. connessione di San Sicario, mi sa che non è. Lo so, qua non prende tempo. E quindi abbiamo cercato di dare appunto dei parametri a questi sciatori, cioè mettergli un po' di pepe per capire qual è il valore della loro sciata. Quindi un po' tipo modello selezioni, c'è cioè una commissione di istruttori, quindi di 3 istruttori, che valuta la discesa dei vari sciatori appassionati. Quindi anche qua però dando dei voti rapportati come fosse l'handicap del golf, quindi da 30 a 0. Più sei bravo e più abbassi il tuo handicap. Quindi questo è Più proprio sei per vicino a dare zero. la motivazione allo sciatore, dice ok, io sono qua, voglio arrivare, voglio tirare giù il mio handicap, come faccio? Devo sciare di più e meglio. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Beh, è sempre stata una cosa carina, un evento che continuiamo a fare. Ho visto un po' di materiale social e sembra molto accattivante. Sì, Con una giuria d'eccezione. eravamo appunto. Poi ecco, un altro aneddoto è proprio il discorso della selezione maestri, che comunque vuoi o non vuoi, anche selezione maestri o anche riconferma, cioè quando c'è una commissione sotto che ti guarda, comunque vuoi o non vuoi, c'è tanta, tanta tensione, cioè crea comunque una bella tensione, quindi il mio obiettivo era proprio riportare quello, quindi il fatto di dire ok, faccio una sciata, però devo fare le cose fatte bene, perché c'è qualcuno sotto che mi guarda e mi valuta, senza renderla appunto una cosa di tensione che non puoi farla. Certo. Purtroppo tanti la prendono anche così, perché non vogliono farsi valutare, però l'obiettivo è quello di fare una festa dove hai sciato magari tutto l'inverno, vuoi vedere a che punto sei. Di la Questo. verità è che quando fate la riconferma istruttori, voi siete talmente tesi che dovevi riportare anche sulla gente normale quel tipo di atmosfera. Assolutamente sì, però è una bella tensione, a me piace sempre, però c'è una tensione incredibile, sì. Esatto, assolutamente. Ascolta, avevo sentito tempo fa un'intervista di tua sorella Francesca, che ti classificava tranquillamente come il fratello che avesse più piede dei tre e più talento, forse. Questa Confermi o. è la leggenda che gira. No, ma più piede, alla fine
Diciamo che tutti e tre comunque siamo molto tecnici, infatti anche loro due sono sempre quelli belli da vedere, purtroppo ci mancano un po' le doti di scorrevolezza a tutti e tre. Però sì, diciamo che da piccolino poi mi sono tolto le mie soddisfazioni a livello stilistico, poi mi ci ho sempre tenuto, quindi mi è sempre piaciuto il gesto estetico fatto bene, quindi su quello sì, poi ovviamente. Da lì ad arrivare in Coppa del Mondo ci sono tante altre cose. No, ma Quindi certo. ho deciso poi di Conferma, intraprendere Francesco altre strade. conferma. Comunque mi sa che è scattata una petizione per la fibra ottica a San Sicario, perché Ah Camilla sì? Alfieri ha Ah cavolo, scritto, io me lo sì, sono, mi sono perso i Camilla commenti. Alfieri ha scritto così. Assolutamente sì. Nino, Ok. ascolta, ti chiedo due nomination da farci per le prossime interviste. Una te la suggerisco io perché Baldo, Giacomo Baldini era carichissimo ieri sera. Allora Baldini Quando bisogna farlo venire. abbiamo pubblicizzato la tua intervista è entrato a gamba tesa e quindi Grande Baldo. faremo un panorama ossolano con lui, insomma. Assolutamente. Sì, Dai, Baldo l'ho sentito pochi giorni altri due fa. oltre a Baldo. Allora, se vuoi ridere un po' e scoprire anche un po' il panorama istruttori del centro-sud, secondo me un Alfonso Trilli non può mancare. E poi chi potrei dirti? Anche un altro, non so se l'ho visto qua nei commenti, ma che è da queste parti anche lui in quarantena, più sulla parte appunto da Fisu Legend, qual è? Il Mitch Tentori Già apre nominato, sicuramente. Ah, ok, già nominato, perfetto. non mi ricordo più da chi, ma già nominato. Adesso te lo dico, aspetta, da appena viene in mente te lo dico. Perché anche quelle, secondo me, la parte di Universiadi è sempre una bella cosa da raccontare. E lui, appunto, chi meglio di lui? Carlo Beretta ce l'ha Ah, Carlo nominato. Beretta. Quindi, no, dai, questi due assolutamente. Va bene. Nino, grazie, è Figurati. stato un grande piacere e Grazie buon proseguimento di quarantena, sperando a te. che Dai, finisca speriamo presto. di uscirne. Grazie a voi. Assolutamente. Ciao Nino, grazie, Ciao, saluto a ciao, ciao. tutti. Ciao, ciao, ciao.